Pala Valencia. Allora, commenti finali a Tonno Callipo Azibut Modena. No, no, rimani Irvin, perché parliamo anche con te, ma c'è Rado Stoicev che vuole sottolineare qualche cosa che abbiamo detto anche in telecronaca. Giustamente bisogna un po' correre ai ripari su questi problemi elettronici. No, io è un suggerimento, è un consiglio, perché non è la prima partita che succede che si interrompe la partita per 10 minuti per i problemi o con video cieco o con referto elettronico. Secondo me, come prevenzione, possiamo preparare prima della partita un referto normale con i nomi, con le squadre, con le rotazioni. Non è così complicato. Infatti poi si è passati al referto cartaceo. Sì, ma lo abbiamo aspettato a compilarlo questo referto. A me mi fischiano se passo con 20 centimetri la riga qua e si festeggiamo troppo. Qua interrompiamo la partita per 15 minuti. Secondo me bisogna pensare qualcosa in questo senso. Forse basterebbe un secondo computer pronto di backup, che spesso c'è, tra l'altro. Sì, è un backup semplice. Sì. Grazie Rado Stoicev, che teneva giustamente a sottolineare questa cosa della quale avevamo già parlato in telecronaca diretta. Rubino Ingafet è qui che firma autografi e fa fotografie con i ragazzi di Vibo. Ragazzi, dateci solo 2 minuti, poi sarà tutto vostro. Ecco l'Irvin MVP della partita. Complimenti ancora. Grazie. Abbiamo fatto una bella partita, siamo stati molto, molto seri. Secondo me abbiamo sbagliato poco, anche se in battuta abbiamo rischiato, però abbiamo sbagliato poco in attacco, abbiamo difeso, quindi una buona partita. State cominciando a mettere pressione le prime due? Sì. Sapevamo, Perugia molto forte, abbiamo perso già contro Macerata e la partita a Perugia sarà fondamentale per noi, però anche queste partite dove non dobbiamo lasciare punti. Claudio per il Rim. Senti, eccezionale la tua serie finale di attacchi, però quello che ci ha estasiato questa sera è stato nel primo set quel tuo intervento in difesa in scivolata, che con la mano sinistra hai tenuto la palla perfetta per Bruno. Un colpo eccezionale. Noi proviamo di non mollare su niente, soprattutto in difesa. Il muro non è il nostro punto di forza quest'anno e dobbiamo essere molto, molto forte in difesa, quindi non molliamo su nessuna palla. Secondo te quanti margini ancora di miglioramento la Modena di quest'anno col livello di gioco raggiunto che abbiamo visto oggi? Secondo me possiamo ancora crescere su tutti i fondamentali del gioco, soprattutto in battuta dove dobbiamo trovare più regolarità. Al muro di sicuro dobbiamo murare di più e poi possiamo crescere da tutte le parti. Stasera è entrato Giulio Pinali, un giovane della squadra che lavora tanto anche con noi, lavora tanto con noi e stasera ha fatto una buona entrata, quindi no, possiamo crescere su tutti. Grazie Irvin. Grazie. Complimenti ancora. Adesso è la volta anche della voce di Vibo nella persona di Benjamin Patch. Ciao Ben. Ciao, come stai? Bene, tu? Ah, molto bene. Come ti trovi a Vibo? Yeah. Ah? Come ti trovi a Vibo? Vibo? I love Vibo. It's an amazing experience. It's really awesome. And this is a great team and a great place to play. And so just happy to be here. È una grande esperienza, felice di essere qui in una grande squadra, in un gran bel posto. What are you waiting for to show us the best patch? Of course, yeah, that's a really good question. This is, again, my first year, and it's been a hard transition for sure. This level is really high, and Italy Superliga is the best league in the whole world, so it's been really hard for me, but my goal every single day is just to work harder and get a little bit better, and hopefully towards the end of the season I can get really comfortable and have a good rhythm and kind of just do more what I do, so... È il primo anno in Superlega, il campionato migliore del mondo, ha detto Patch, quindi chiaramente anche per lui è un anno di transizione molto importante. Lui sta lavorando duro per riuscire comunque ad arrivare ai massimi livelli. Claudio, una question for Ben? Qual è la cosa che ti ha colpito di più del campionato italiano fino ad adesso? Help me. Okay, what do you like most of the Italian league right now? Oh, the Italian league? Yeah. Oh, I thought if you ask me what I like most about Italy, it's the pasta. I love the no, pasta. No, not about Italian food. Superliga. No, of course. The Superliga is the support. I mean, wherever we go is, you know, yes, volleyball in Italy is amazing, but, you know, I want volleyball to grow all over the world. It's my favorite sport, and, you know, this is such a great place for
it to grow because of the fans, and you know, this is the best place to play volleyball, because if you look around, this is amazing how many people come and support the sport of volleyball. So that's what I love most about it is the fans. Thank you very much, yes. Ben, congratulations. Thank you. Ha detto che chiaramente quello che ama di più è il pubblico, è il grande interesse che c'è intorno alla pallavolo in Italia. Il pallavolo è lo sport che lui ama e gli piace vederla così. Un bel personaggio, penso, mi è piaciuto, molto allegro, molto solare. Sì, 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 assolutamente, e ha grandi margini di miglioramento proprio perché è anche giovane pallavolisticamente parlando, con solo 4 anni di attività, quindi ha ancora dei